Civil Week 2024, siamo in mezzo alle opere realizzate dall'Associazione Il Sinantropo in compagnia del sindaco di Segrate, Paolo Micheli, ciao, e dell'assessora alla cultura, Barbara Bianco, ciao. Eccoci qua, vi chiediamo cosa significa la Civil Week per la città di Segrate. Per la città di Segrate è un'opportunità, innanzitutto di fare comunità. Ed è anche la ragione più importante per cui questi eventi avvengono uno dopo l'altro, ed è un'occasione per riscoprirsi e riconoscersi anche nelle cose belle, nei valori che vengono espressi dalla comunità. Infatti uno degli aspetti più interessanti della Civil Week non tanto soltanto il racconto che viene fatto, ma il fatto che le associazioni, chi partecipa a questo evento, porta la ricchezza che hanno le associazioni, la bellezza che hanno le associazioni, ed è un donarsi agli altri delle iniziative, delle cose belle che sono state fatte, ideate durante l'ultimo anno. In particolare oggi ad esempio abbiamo questa mostra fatta dall'Associazione Sinantropo, sono tutti appassionati, persone a cui piace imparare a disegnare. In questo caso hanno deciso di scegliere uno dei temi della Civil Week, in particolare l'ambiente, e fare quadri legati all'ambiente, e così insomma queste giornate sono così, hanno questo aspetto di dono, di offerta, di ricezione della cosa che ci piace di più. Grazie mille. E quali altre iniziative ha organizzato la città di Segrate sempre in occasione della Civil Week? In realtà tantissime, ieri ne abbiamo già fatte un tot, sempre naturalmente in compagnia delle nostre associazioni, ieri insieme a Di Come Donna, insieme a Tempo C, insieme ad Arci Allegri. In realtà in questo caso erano particolarmente dedicate ai bambini, a un target molto giovane, ma tutta la Civil Week in realtà insiste particolarmente sui giovani, perché Civil Week, il valore civico, in particolare insieme il comune, insieme alle associazioni, ha il piacere di condividere questa concettualità soprattutto con le giovani generazioni. Domani pomeriggio tante altre attività con i ragazzi di Robin, in particolare al teatro, sono ragazzi diversamente abili che si cimenteranno in un musical, è già la seconda volta che lo fanno e sono fantastici, quindi direi che questo è proprio un orgoglio segartese, i ragazzi di Robin, e molte altre iniziative naturalmente, ma facciamo un pezzo per volta. Io vi ringrazio tantissimo per essere qua con noi e per accompagnarci in questa Civil Week, e auguro una buonissima Civil Week a tutti quanti. Grazie. Grazie. Grazie a voi.